un'esperienza che questi ultimi anni ha avuto una sua evoluzione in corrispondenza con la crisi economica che ha investito l'Italia. Anche il Comune di Reggio si è trovato nella necessità di dover effettuare dei risparmi. Sulla pubblica illuminazione abbiamo individuato un settore dove era possibile, con una buona gestione, ottimizzare i risparmi. Quindi il nostro è stato un intervento di dettaglio, di limatura sugli impianti per poter realizzare comunque un risparmio consistente. Noi siamo partiti da un appalto di gestione dei servizi energetici con i quali già avevamo in parte affrontato il problema del rinnovamento tecnologico e partendo da questa base negli ultimi anni abbiamo affrontato una serie di iniziative che sommariamente possiamo riassumerle in ulteriore limatura ai risparmi già conseguibili col risparmio tecnologico conseguente all'impianto, all'appalto. Poi abbiamo effettuato una revisione degli orari durante la giornata, quindi abbiamo poi proseguito con gli interventi di rinnovamento tecnologico, però con cifre modeste perché la situazione economica non consentiva grossi investimenti, quindi tutti questi risparmi di cui parliamo sono risparmi di gestione più che di investimenti. Comunque qualcosina abbiamo potuto fare anche in questo settore. Poi abbiamo rivisto un pochino sulla base delle nuove normative e anche sulla base della classificazione delle strade, abbiamo rivisto i criteri progettuali degli impianti e quindi su questo abbiamo potuto effettuare ulteriori risparmi. E poi, come dicevamo, intervenendo sugli orari abbiamo potuto ulteriormente affinare questa procedura. Abbiamo alla fine ottenuto dei risparmi significativi con la riprogettazione illuminotecnica degli impianti, un'analisi puntuale delle loro caratteristiche in relazione alla funzione. Abbiamo ottenuto un risparmio del 61%. Con la razionalizzazione degli impianti invece il 19, con i piccoli interventi di riqualificazione il 6 e con il rinnovamento tecnologico conseguente agli investimenti fatti in passato un ulteriore 14%. Complessivamente abbiamo avuto un risparmio nel 2013 di 2 milioni e mezzo di kilowatt, corrispondente a 473 tepo, se si vuole, a 1.400 tonnellate evitati di emissione di anidride carbonica in atmosfera. Noi siamo, queste cose le avevamo già un po' anticipate, eravamo consapevoli della necessità di rinnovare gli impianti del Comune, per cui con l'appalto abbiamo già fatto gli investimenti, quindi soprattutto è stato fatto un grosso intervento di messa in opera di regolatori di tensione, di sostituzione di lampade, di rifasamenti e con questi interventi siamo riusciti a ottenere dei grossi risparmi. In questa fase dove occorreva incrementare questo obiettivo siamo intervenuti anche ulteriormente su questi aspetti, ampliando la fascia dei regolatori sia in termini di orario che in termini di accensione e spegnimento e così via. Quindi siamo consapevoli che ulteriori risparmi si possono ottenere con ulteriori investimenti, però abbiamo dimostrato che molti risparmi si possono ottenere con una buona gestione.